Con un numero di reati che ha superato il 50% in più dal 2017 al 2018, i crimini legati all'agroalimentare in Italia sono in continua crescita e l'Abruzzo, regione verde ricca di produzioni tipiche in ogni settore dell'agroalimentare, non è da meno. La criminalità riesce ad insinuarsi nella filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, dimostrando di essere in grado di adattarsi alla società che evolve e che diventa sempre più tecnologica, ormai si può parlare dunque di mafia 3.0. È quanto emerge dal sesto rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia, elaborato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare, presentato questa mattina all'auditorium della Guardia di Finanza all'Aquila, in occasione di una vera e propria giornata di studi che ha visto confrontarsi importanti personalità. Un fenomeno, quello delle agromafie, che soltanto una buona attività di indagine può arginare, come spiega il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Il settore purtroppo dell'agromafia è in forte crescita rispetto al 2017, quindi dati 2017-2018 siamo a più 50% mediamente, poi dipende dai vari territori a livello nazionale, ma con un aumento significativo per quanto riguarda appunto i reati e soprattutto una grande attenzione fortunatamente posta dalle nostre forze dell'ordine in termini di controllo. Auspichiamo che la stessa attenzione venga posta dalle forze dell'ordine a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda i porti di ingresso, soprattutto quello olandese, quindi dove buona parte del prodotto contraffatto entra e poi immediatamente entra in una fase anche di circolazione per quanto riguarda i vari stati membri, con un danno di carattere economico che oggi supera per quanto riguarda l'Italian Sounding i 100 miliardi di euro. A tutto questo si somma anche ciò che viene contraffatto, dove lì va posta grande attenzione perché c'è anche un rischio per la salute umana. Coprono ormai tutta la distribuzione. La ramificazione che noi abbiamo fotografato parte dalle fasi di produzione per arrivare alla fase di commercializzazione, quindi con la presenza di attività criminali all'interno della distribuzione per arrivare anche alla ristorazione. È evidente quello che è successo solo negli ultimi anni per quanto riguarda le note di carattere giornalistico, le indagini che sono state effettuate per il ruolo e l'importanza che oggi ha la ristorazione nella vendita e nella somministrazione di prodotti contraffatti che sono frutto proprio dell'attività criminale.